puntata di Racconto d'Arte. Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano con la storia dell'arte. Lo sapete già, nel corso delle puntate di questa rubrica quotidiana, per l'appunto, ci occupiamo di analizzare insieme a voi quelle che sono le opere d'arte realizzate da ovviamente artisti appartenenti al panorama italiano nazionale, ma anche al panorama internazionale. Quest'oggi però restiamo in Italia perché parliamo di Tiziano Vecellio, noto semplicemente come Tiziano, che nacque a Pieve di Cadore il 1488-1490, non si ha una data certa, e morì a Venezia il 27 agosto del 1576. È stato un pittore italiano, un cittadino della Repubblica di Venezia, un importante esponente della scuola veneziana. È considerato un artista, un innovatore poliedrico, nonché un maestro, unitamente a Giorgione, del tonalismo. Infatti fu uno dei primi e dei pochissimi pittori italiani titolari di una vera e propria azienda. Lui era un imprenditore della bottega e ovviamente disponeva anche di una sua personale produzione e stava direttamente a contatto con quelli che erano i potenti dell'epoca, che poi erano i suoi maggiori committenti di opere d'arte. Ecco, il rinnovamento della pittura di cui fu autore si basò, in alternativa al michelangelesco primato del disegno, sull'uso personalissimo del colore. L'accordo fra le diverse zone cromatiche e l'uso sapiente della luce, infatti, conferiscono unità alle scene che ha rappresentato. Lui fu un genio, un protagonista della pittura rinascimentale in tutta Europa, e apportò nella pittura rinascimentale proprio una vera e propria rivoluzione artistica composta da innovazioni che superarono gli schemi michelangeleschi della scuola toscana. Questi ultimi infatti primeggiarono, come detto, nell'uso del disegno, mentre Tiziano al contrario perfezionò la pittura tonale, dove ormai il disegno era superato. Infatti dipingeva le forme e i contorni attraverso il colore e curando i dettagli in ogni minimo particolare. Nella maturità seppe dare alle pennellate anche tocchi rapidi e pastosi, arrivando addirittura a stendere il colore direttamente con le dita. Si dimostrò anche il più abile ritrattista del suo tempo, capace di immortalare nei ritratti il carattere e le emozioni dei suoi soggetti. Lui fu un pittore geniale e completo che seppe cimentarsi in maniera straordinaria in tutti i campi della pittura. Toccava qualsiasi tema, dai temi allegorici a quelli profani, religiosi, mitologici. Si occupò addirittura di ritrattistica. Ecco, per tutte queste innovazioni apportate divenne il pittore rinascimentale più apprezzato e richiesto d'Europa. Infatti lavorò, oltre che per la Serenissima, per varie corti d'Italia, d'Europa e per i papi, divenendo il pittore più ricco di sempre. Per la sua rivoluzione pittorica, inoltre, per la sua genialità, fu considerato sia dagli storici che dai critici dell'arte uno dei migliori e completi pittori di tutti i tempi, se non il migliore, influenzando molti artisti come ad esempio Diego Velázquez, gli impressionisti Claude Monet ed Edouard Manet, dimostrandosi dunque in anticipo con le sue tecniche di oltre 200 anni, e alla sua morte lasciò in eredità la sua arte proprio a Tintoretto e a Veronese, che continuarono la tradizione di successo internazionale della pittura veneta. Lui dunque, per concludere questo breve excursus sulla sua vita, possiamo dire che utilizzò la forza espressiva del colore materico e poi, entrando nella piena maturità, abbandonò la spazialità bilanciata, il carattere solare e fastoso del colore tipico rinascimentale, assumendo il dinamismo proprio della corrente manierista e giocando quindi con libertà sia per quanto riguarda le variazioni cromatiche, con cui il colore era reso più duttile, che era più sensibile allo stesso tempo agli effetti della luce. L'opera che abbiamo scelto quest'oggi di approfondire insieme a voi è un autoritratto, si chiama Autoritratto di Berlino. Ovviamente è datato 1560 circa, si tratta di un olio su tela che misura 100,1 cm x 77 e si trova attualmente esposto al Museo di Berlino. Ecco, Tiziano in questo autoritratto è raffigurato con l'aspetto di un uomo che ha circa 70 anni, come potete ben vedere alle mie spalle. Il maestro indossa un ampio cappotto senza maniche con il bordo di pelliccia, sotto al quale si intravede una camicia bianca, diversi giri di una catena d'oro spiccano sul petto del protagonista, ha una posizione, diciamo, disinvolta in cui mostra il suo carattere sicuro e deciso.
La mano destra e l'avambraccio sono posti sul tavolo che si trova a sinistra ed è coperto da un telo chiaro e poi la mano sinistra invece poggia in maniera molto disinvolta sulla gamba, quasi in maniera molto naturale. Infine il fondo è scuro ed è privo di dettagli o arredi. In realtà la catena d'oro che compare in questo autoritratto fa riferimento al suo stato di nobiltà concessogli da Carlo V proprio nel 1533. In realtà però quello che dobbiamo dire per quanto riguarda proprio lo stile di quest'opera è che rispecchia un po' quello utilizzato in tarda età da Tiziano nei primi anni 60 del 500, infatti utilizza gli stessi impasti di colore ad olio delle pennellate veloci, superficiali, che suggeriscono delle zone fortemente illuminate. Sicuramente, come detto, è un'opera che lui non terminò, cioè doveva essere più ricca di dettagli, ma è giunta a noi incompiuta e questo ovviamente permette di osservare con più facilità la tecnica di pittura del maestro, che ovviamente non è riuscito a completarla in tutti i suoi dettagli. Per quanto riguarda le fasi di realizzazione che sono state rivelate dopo un'analisi a raggi X, è emerso che lui era solito rivedere più volte le sue opere. Lui infatti stendeva gli strati di colore più e più volte fino ad ottenere il risultato desiderato. Ecco, in questo autoritratto però si coglie una leggerezza di esecuzione che non lascia trapelare un complesso processo creativo artistico. I tecnici infatti, grazie all'analisi con i raggi X, hanno fatto luce sul processo di esecuzione di questo dipinto che consisteva in diverse fasi. Inizialmente lui dipinse un copricapo diverso da quello presente e l'altra differenza che emerse è che inizialmente i tratti del viso apparivano più nitidi, ora invece sono molto più nascosti dall'espressione facciale ovviamente che ha voluto dare alla fine a questo dipinto, anche se ricordiamo appunto non è stato completato a 360 gradi e mai sapremo in realtà quali sono le parti che mancano perché non vi sono tracce, o meglio cosa avrebbe voluto aggiungere in più a questo autoritratto che comunque è già molto 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 simile alla realtà che voleva ritrarre. Noi siamo giunti anche al termine di questa puntata, io vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi ricordo che potete continuare a scriverci sulle nostre pagine social, sia su Facebook che su Instagram, su Sicilia24 e Spazio Notizia, per continuare a suggerirci le opere che volete approfondire insieme a voi, gli artisti che più vi incuriosiscono, ovviamente del panorama artistico italiano e internazionale. Grazie per la vostra attenzione, Racconto d'Arte torna domani.